Buongiorno a te, nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e oggi è il venerdì 5 di marzo del 2021 e noi stiamo incamminando tutti quanti insieme verso la conclusione del secondo libro della parola di Dio. È meraviglioso in questo cammino di lettura della parola. Io spero veramente che tu stia leggendo la parola del Signore con me. Se hai una domanda, non esitare nel commento, mettere la tua domanda in modo che anche gli altri possano vedere la tua domanda e io con la grazia divina possa avere l'illuminazione dall'interpretazione dalla parola di Dio per poter rispondere alle tue domande. Quindi noi saremo qui per la grazia divina da lunedì al venerdì a mezzogiorno. Se hai perso una puntata, non c'è nessun problema. Vai alla playlist nel canale di Nicodemo Fabiano, dove c'è scritto Leggiamo la Bibbia insieme e potrai rivedere o vedere qualche puntata che magari tu abbia perso durante questi giorni. Poi il sabato e la domenica utilizza questo tempo per rileggere quello che non hai compreso, per riprendere, no? Sia fare un ripasso e non solo questo, anche per avere, no? Sia essere aggiornato con la lettura. Noi questa mattina continueremo a leggere sempre il libro di Esodo, come ho detto precedentemente. E noi in questa giornata del venerdì, noi leggeremo due capitoli, capitolo 37 e capitolo 38. Esodo capitolo 37, parola del Signore. Poi Bezalel fece l'arca di legno di acacia. La sua lunghezza era di 2 cubiti e mezzo, la sua larghezza era di 1 cubito e mezzo e la sua altezza di 1 cubito e mezzo. La rivestì d'oro puro di dentro e di fuori, e gli fece una ghirlanda d'oro che ne girava intorno. Fuse per essa 4 anelli d'oro, che mise ai suoi 4 piedi, 2 anelli da un lato e 2 anelli dall'altro lato. Fece anche delle stanghe di legno d'acacia e le rivestì d'oro. Fece passare le stanghe per gli anelli ai lati dell'arca, per portare l'arca. Fece anche un propiziatorio d'oro puro. La sua lunghezza era di 2 cubiti e mezzo e la sua larghezza di 1 cubito e mezzo. Fece 2 cherubini d'oro e li fece lavorati al martello alle 2 estremità del propiziatorio. Un cherubino a una delle estremità e un cherubino all'altra. Fece in modo che questi cherubini uscissero dal propiziatorio alle 2 estremità. I cherubini avevano le ali spiegate in alto in modo da coprire il propiziatorio con le ali e avevano la faccia rivolta l'uno verso l'altro e le facce dei cherubini erano rivolte verso il propiziatorio. Fece anche la tavola di legno d'acacia, la sua lunghezza era di 2 cubiti, la sua larghezza di 1 cubito e la sua altezza di 1 cubito e mezzo. La rivestì d'oro puro e la fece una ghirlanda d'oro che ne girava intorno. Le fece intorno una cornice alta 4 dita, a questa cornice fece tutto intorno una ghirlanda d'oro. Fuse per essa 4 anelli d'oro e mise gli anelli ai 4 angoli, ai 4 piedi della tavola. Gli anelli erano vicinissimi alla cornice per farvi passare le stanghe destinate a portare la tavola. Fece le stanghe di legno di acacia e le rivestì d'oro. Essi dovevano servire a portare la tavola. Fece anche d'oro puro gli utensili da mettere sulla tavola, i suoi piatti, le sue coppe, le sue tazze e i suoi calici da servire per le libazioni. Fece anche il candelabro d'oro puro, fece il candelabro lavorato a martello con il suo piede e il suo tronco. I suoi calici e i suoi pomi e i suoi fiori erano tutti d'un pezzo con il candelabro. Li uscivano 6 bracci dai lati, 3 bracci dal candelabro da un lato e 3 bracci del candelabro dall'altro lato. Su uno dei bracci vi erano 3 calici a forma di mandorla, con un pomo e un fiore. Sull'altro braccio 3 calici a forma di mandorla, con un pomo e un fiore. Lo stesso per i 6 bracci uscenti dal candelabro.
Nel tronco del candelabro vi erano quattro calici a forma di mandorla con i loro pomi e con i loro fiori. Vi era un pomo sotto i due primi bracci che partivano dal candelabro e un pomo sotto i due seguenti bracci che partivano dal candelabro e un pomo sotto i due ultimi bracci che partivano dal candelabro, così che per i sei rami uscenti del candelabro. Questi pomi e questi bracci erano tutti d'un pezzo con il candelabro e tutto era d'oro puro lavorato al martello. Fece pure le sue lampade in numero di sette e i suoi smoccolatoi e i suoi portacenere d'oro puro. Per fare il candelabro con tutti i suoi utensili impiegò un talento d'oro puro. Poi fece l'altare dei profumi di legno d'acacia. La sua lunghezza era di un cubito, la sua larghezza di un cubito, era quadrato e aveva un'altezza di due cubiti. I suoi corni erano tutti d'un pezzo con esso. Lo rivestì d'oro puro, il di sopra i suoi lati tutto intorno e i suoi corni, e gli fece una ghirlanda d'oro intorno. Gli fece pure due anelli d'oro sotto la ghirlanda ai suoi due lati. Li mise ai suoi due lati per passarvi le stanghe che servivano a portarlo. Fece le stanghe di legno d'acacia e le rivestì d'oro. Poi fece l'olio santo per l'unzione e per l'incenso aromatico, puro secondo l'arte del profumiere. Parola del Signore. Ora leggiamo Esodo capitolo 38. Poi fece l'altare degli olocausti di legno d'acacia. La sua lunghezza era di 5 cubiti, la sua larghezza di 5 cubiti, era quadrato e aveva un'altezza di 3 cubiti. Ai quattro angoli li fece dei corni che spuntavano da esso e lo rivestì di rame. Fece pure tutti gli utensili dell'altare, i vasi per le ceneri, le palette e i suoi cattini e i forchettoni, i braccieri e tutti i suoi utensili li fece di rame. Fece per l'altare una graticola di rame a forma di rete, sotto la cornice nella parte inferiore, in modo che la rete raggiungesse la metà dell'altezza dell'altare. Fuse quattro anelli per i quattro angoli della gratella di rame per farvi passare le stanghe. Poi fece le stanghe di legno di acacia e le rivestì di rame. Fece passare le stanghe per gli anelli ai lati dell'altare e le quali dovevano servire a portarlo lo fece di tavole vuoto. Poi fece la conca di rame e la sua base di rame, servendosi degli specchi delle donne che venivano a gruppi a fare servizio all'ingresso della tenda di convegno. Poi fece il cortile dal lato meridionale. Per formare il cortile c'erano 100 cubiti di cortile di lino fino ritorto, con le loro 20 colonne e con le loro 20 basi di rame. I ganci e le aste delle colonne erano d'argento. Dal lato di settentrione c'erano 100 cubiti di cortine con le loro 20 colonne e le loro 20 basi di rame. I ganci e le aste delle colonne erano d'argento. Dal lato d'occidente c'erano 50 cubiti di cortine con le loro 10 colonne e le loro 10 basi. I ganci e le aste delle colonne erano d'argento. Su davanti, dal lato orientale, c'erano 50 cubiti. Da uno dei lati dell'ingresso c'erano 15 cubiti di cortine con 3 colonne e con loro le 3 basi. Dall'altro lato, tanto da una parte quanto dall'altra, dall'ingresso del cortile c'erano 15 cubiti di cortine con le loro 3 colonne e con le loro 3 basi. Tutte le cortine che formavano il recinto del cortile erano di lino fino ritorto. Le basi per le colonne erano di rame e i ganci e le aste delle colonne erano d'argento. I capitelli delle colonne erano rivestite d'argento e tutte le colonne del cortile erano congiunte con delle aste d'argento. La portiera per l'ingresso del cortile era ricamata di filo violaceo porporino e scarlato e di lino fino ritorto. Aveva una lunghezza di 20 cubiti e un'altezza di 5 cubiti corrispondente alla larghezza delle cortine
del cortile. Le colonne erano quattro e quattro le loro basi di rame. I loro ganci erano d'argento, i loro capitelli e le loro aste erano rivestite d'argento. Tutti i pioli del tabernacolo e del recinto del cortile erano di rame. Questi sono i conti del tabernacolo della testimonianza, che furono fatti per ordine di Mosè ad opera dei Leviti sotto la direzione di Tamar, figlio del sacerdote Aarone. Bezaleel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda, fece tutto quello che il Signore aveva ordinato a Mosè, avendo con sé Oholiab, figlio di Ahi Zamac, della tribù di Dan, scultore, disegnatore e ricamatore di stoffe violacee, porporine, scarlate e di lino fino. Tutto l'oro che fu impiegato nella opera per tutti i lavori del santuario, oro delle offerte, fu 29 talenti e 730 sicli secondo il ciclo del santuario. L'argento di quelle che della comunità, dei quali si fece censimento, fu 100 talenti e 1765 sicli, secondo il ciclo del santuario. Una becca a testa, vale a dire un mezzo ciclo secondo il ciclo del santuario, per ogni uomo compreso nel censimento dall'età di 20 anni in su, cioè per 603.550 uomini. I 100 talenti d'argento servirono a fondere le basi del santuario, le basi del velo, 100 basi per il 100 i talenti, un talento per base. Con 1775 sicli si fecero dei ganci per le colonne, si rivestirono i capitelli e si fecero le aste delle colonne. Il rame delle offerte ammontava 70 talenti e 2.400 sicli. Con questi si fecero le basi dell'ingresso della tenda di convegno, l'altare di rame con la sua graticola di rame e tutti gli utensili dell'altare. Le basi del cortile tutto intorno, le basi dell'ingresso del cortile, tutti i pioli del tabernacolo e tutti i pioli del recinto del cortile. Parola del nostro Signore. Allora, noi questa mattina abbiamo letto il libro di Esodo durante gli ultimi giorni, ultime settimane, e quindi a noi ci resta per il prossimo lunedì, se il Signore così vorrà, a leggere gli ultimi due capitoli di Esodo. Quindi non mancare, non soltanto oggi. Fai un piccolo riposo, no? Sì, il sabato e la domenica, riprende la lettura, se hai perso una puntata, hai tempo di, no, di arrivare al punto giusto, di riprendere. E dopo, ossia, noi vogliamo lunedì, con la grazia di Dio, concludere questo libro bellissimo della parola di Dio, Esodo capitolo 39 e capitolo 40. Inoltre, se tu hai una richiesta di preghiera, non esitare a mandarmela tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 7 del mattino, su Facebook, Alba Nuova Potenza nella Preghiera, o anche nel canale di Nicodemo Fabiano, sempre su YouTube. Metti un like, iscriviti sul canale, iscriviti sulla pagina, metti un commento, clicca nella campanellina. Io ti aspetto per continuare in questo cammino nella parola del Signore. Un forte, forte, forte abbraccio, un santo bacio nel tuo cuore. Che il Signore ti benedica nel nome del Signore. Leggiamo la Bibbia insieme.